Molti musicisti, molti stanno cercando di recuperare questo patrimonio immenso, è una danza molto diffusa nell'alta terra di lavoro, quindi abbiamo invitato una cantante di Sessaronca, perché il brano è stato recuperato a Sessaronca, per questa ballerella. Tania Aulicino. Cinzia Zomparelli alla danza, era Tania. La nostra prerogativa è proprio quella di recuperare e di diffondere non solo i brani famosi, ma anche quelli meno famosi, e quindi per far sì che questo patrimonio immenso sia alla portata di tutti. C'è una collaborazione con il sindaco di Mondragone già da alcuni anni, infatti questo è il terzo appuntamento, abbiamo fatto Peppe Barra sul litorale, l'anno scorso abbiamo fatto la cantata dei pastori, e
e quest'anno la notte della Tamurra. Quindi c'è una volontà precisa in questo territorio di recuperare tutta quella, quel patrimonio, diciamo, immateriale, no? Così si dice, sono le danze, i canti, le filastrocche, le favole, i modi di dire, e cercare appunto di recuperare, di conservarli e di diffonderli. Da Sessa Aurunga passiamo adesso invece al Cilento, e c'è